Fabio Aru, ieri hai sprintato per l'arrivo nel finale, memore dell'esperienza dell'anno scorso, hai cercato di correre già dall'inizio ai ripari? Sì, sicuramente, bisognerà stare attenti tutti i giorni anche ai vari piazzamenti, perché è un giro che si può giocare anche sul filo dei secondi e quindi staremo attenti tutte le tappe. Mattia Cattaneo, ieri al finale hai sprintato comunque per arrivare davanti. Sì, valgono anche i piazzamenti qua perché non ci sono gli abboni. L'esperienza di Fabio l'anno scorso che ha perso per i piazzamenti ci ha fatto capire che anche se fare qualche volata non è male. Io ieri stavo abbastanza bene, ieri è andata benissimo per noi dell'Italia, per noi anche della Trevigiani, perché ha vinto Enrico, e vediamo di continuare a far bene. Oggi è una tappa un po' corta però impegnativa e vediamo di stare davanti. Chi sarà il vainqueur oggi? J'espère Bob Jungels. Un nome, chi vince oggi? Cioè, io penso che oggi è tappa molto dura e sarà, per me sarà una tappa più dura di quest'anno, perché ci sono tante salite, però salite corte, e penso che ci saranno tante fughe, quindi oggi ci provo. Chi vince oggi? Barbien. Chi vince oggi? Il primo. Seconda tappa toscana a terra di ciclismo, partenza da Figline Valdarno in piazza Marsilio Ficino e arrivo a Gaiole in Chianti per un totale di 130 km, due i Gran Premi della Montagna, quello verso Castellina in Chianti e quello di Panzano a Greve in Chianti. Si riparte da Enrico Barbin con la maglia di leader dopo la vittoria nella prima tappa ieri con l'arrivo a Scarperia, dove ha avuto la meglio sui tre corridori che erano rimasti dalla fuga iniziale, e si riparte anche con l'interrogativo di come si saprà gestire la nazionale di Amadori con Aru e Cattaneo, che ieri comunque hanno sprintato nel finale per non perdere posizioni, in memory forse dell'edizione precedente. Non resta che vedere quello che succederà in questa seconda tappa, quella appunto con l'arrivo a Gaiole in Chianti. Gara veloce nonostante la pioggia che ha funestato praticamente l'intera tappa, uno degli attacchi più importanti quello a tre formato dal lussemburghese Jungel, dall'italiano Mattia Cattaneo e dal francese Barguil, che si sono avvantaggiati fino ad avere un vantaggio di una trentina di secondi. Il gruppo però non ha lasciato fare, gruppo che si presentava sebbene diviso in due tronconi compatto sul rettilineo finale, dove una caduta verso i 200 metri ha forse falsato quella che è la classifica generale, ma non ha sicuramente falsato il risultato della tappa odierna con l'arrivo qui a Gaiole, dove l'algerino Reghighi è riuscito a vincere su tutti gli altri e riuscendo così a cogliere un importante successo. Classifica che quindi grazie all'arrivo odierno è cambiata con la maglia di leader ad Alexei Lutsenko, il kazako che allo stesso tempo dell'italiano Barbin ma è avanti grazie ai piazzamenti. Lutsenko che si è aggiudicato anche la maglia a punti e quella per i giovani, mentre rimangono invariate le altre due maglie, quella dei traguardi volanti a Nangio del belga Sprengers, mentre quella dei Gran Premi della Montagna sempre un belga, questa volta Smeyers. Da Gaiole in Chianti è tutto, appuntamento a domani per la tappa con partenza da Cavriglia e l'arrivo sull'altezza del parco di Cavriglia. Da Gaiole appunto è tutto, Elena Forzoni.